Ricorda per sempre il 5 novembre, il giorno della congiura delle polveri contro il Parlamento. Non vedo perché di questo complotto nel tempo il ricordo andrebbe interrotto. Ma l'uomo? So che il suo nome era Guy Fawkes e so che nel 1605 tentò di far esplodere il Parlamento inglese. Ma chi era realmente? Che tipo d'uomo era? Ci insegnano a ricordare le idee, non l'uomo. Perché l'uomo può fallire. L'uomo può essere catturato, può essere ucciso e dimenticato. Ma 400 anni dopo, ancora una volta, un'idea può cambiare il mondo. Io sono testimone diretto della forza delle idee. Ho visto gente uccidere per conto e per nome delle idee. Li ho visti morire per difenderle. Ma non si può baciare un'idea. Non puoi toccarla, né abbracciarla. Le idee non sanguinano, non provano dolore. Le idee non amano. Non è di un'idea che sento la mancanza, ma di un uomo. Un uomo che mi ha riportato alla mente il 5 novembre. Un uomo che non dimenticherò mai.